Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale in un nuovo video. Oggi faremo un passo indietro rispetto ai precedenti video e parleremo di che cos'è un pump track, di che cos'ha un pump track e soprattutto del perché costruirne uno. Per cosa sia un pump track non penso ci siano grossi dubbi. Pump track significa percorso da pompare o comunque percorso con delle gobbe. E una delle prime caratteristiche che ci salta all'occhio dei pump track è che sono costruiti prevalentemente in una superficie piana. Questo perché al suo interno ci sono delle gobbe, delle sponde costruite apposta proprio per essere pompate. E l'obiettivo è quello di concludere tutto il giro senza dare un colpo di pedale. Appunto, se i pump track sono costruiti bene non si dà un colpo di pedale dall'inizio alla fine e si gira alla velocità che si vuole. Quindi se uno è bravo può pompare più forte, farà salti tra le gobbe più grossi, però anche un principiante potrà girare dentro il pump track semplicemente pompando ma senza pedalare. Detto ciò, per essere costruito bene un pump track deve avere le giuste misure tra le gobbe, i piani e le sponde. Non credo che esista una scuola per questo, non credo che esista una tabella con le misure precise perfette, però girando parecchi pump track e costruendone due o tre ho imparato piano piano a capire qual è la distanza giusta, qual è l'altezza giusta delle gobbe e così via. Allora, partiamo proprio dalle basi. Che cos'ha un pump track? Allora, solitamente un pump track ha delle gobbe, delle sponde e magari qualche feature un po' più complicata che potrebbe essere un panettone, un dromedario o un cammello, oppure step up, step down. Tutte queste strutture, diciamo, sono derivanti dalla BMX Race, che diciamo che è uno sport molto più vecchio rispetto al pump track. La gobba, oppure gli inglesi la chiamano roller perché serve proprio per guadagnare velocità, non è altro che un cumulo di terra con una parte di salita, una cresta e una parte di discesa. Un panettone invece non è altro che una struttura con una sua salita, un pezzo in piano alla stessa altezza della prima cresta e poi una parte di discesa. Questo si può affrontare in diversi modi, per esempio saltandolo tutto, oppure facendo in mano la parte in centro in piano, oppure altre cose un po' più complicate che vedremo più avanti. Un doppio invece sono due gobbe abbastanza vicine o comunque della lunghezza giusta per essere saltate entrambi, e anche queste si possono fare in vario modo, tipo saltandole completamente oppure facendo un manual in mezzo. Poi abbiamo strutture un po' più complesse che sono il dromedario piuttosto che il cammello, che sono diverse gobbe messe a una certa distanza. Per esempio il dromedario ha una parte di salita, una parte in piano e poi ancora salita con una gobba, un'altra parte in piano e finalmente la discesa. Questo si può affrontare in tantissimi modi, per esempio saltare dalla salita in cima alla gobba centrale e questo sarebbe una sorta di step up, e poi si ha ancora da pompare l'ultima parte di discesa. Oppure si può anticipare la prima salita fino al piano e saltare dalla gobba in centro fino alla discesa. E ci sono milioni di diverse possibilità per affrontare queste strutture, diciamo. Poi abbiamo le curve, che nel 99% dei casi hanno la loro sponda. Queste curve però possono avere dei raggi diversi, per esempio possono tornare indietro, quindi sono a 180 gradi, oppure avere meno inclinazione, meno angolazione, eccetera eccetera. Oppure quelle lunghe di curve hanno solitamente una gobba o una struttura in centro per continuare a mantenere e recuperare velocità in ogni caso. Non vi sto a dire che esistono infinite possibilità di costruzione, di disegno dei pump track, e anche io ne ho costruiti un paio e li ho fatti tutti diversi l'uno dall'altro. Il primo pump track che ho costruito è questo qua dove sono io adesso, proprio a casa mia, esattamente a 50 metri dal cancello di casa. E come tutte le cose fatte per la prima volta, anch'io ho fatto degli errori e mi sono cercato però di migliorare pian piano, costruendo anche un secondo pump track a Savona, il pump track di Quigliano, trovate qua il video. E ho deciso di fare questo video per indirizzarvi, per aiutarvi magari a costruirne uno e non fare gli stessi miei errori, così avrete la vita molto più facile. Allora, in primis, il primo errore che ho fatto è stato costruire le gobbe troppo alte e troppo corte, ovvero la somma della salita, della cresta e della discesa tutto insieme era troppo corta rispetto a quanto era alta la cresta. Questo si traduce in una difficoltà molto maggiore a sfruttare pienamente la discesa delle gobbe, perché è troppo corta la parte in discesa dove possiamo spingere e far guadagnare velocità alla nostra bici. In più, a velocità sempre più alte in cui si imparava a girare, veniva sempre più difficile non staccare le ruote da terra, perché vi ricordo che una delle tecniche derivanti dal BMX è, per pompare, non staccare mai le ruote da terra, così si avrà sempre il 100% della possibilità di usufruire della discesa per spingere. Quindi, primo errore,
le gobbe erano troppo, diciamo, fatte così a spina, piuttosto che una gobba di dromedario, diciamo. Il secondo errore che ho fatto è costruire ogni gobba a sé, ovvero costruivo una gobba, poi dopo qualche metro, qualche centimetro costruivo una seconda gobba, ma il fatto è che le due gobbe o le due future non erano collegate tra di loro, mentre invece in un pump track una delle cose principali che ho scoperto è che tutte le gobbe o le sponde o qualsiasi struttura che ci puoi mettere, tipo un panettone, un dromedario o un cammello, eccetera eccetera, devono essere tutte collegate, così noi insieme alla bici saremo molto più fluidi nei movimenti e nel fare il circuito. Dopo anni di esperienza in costruzione di pump track, no, comunque nel pump track costruito, piano piano, come ho detto, mi sono evoluto, ho imparato parecchie cose, faccio meno errori di prima e sono arrivato più o meno ad avere delle misure che ripeto spesso quando le costruisco, oppure che consiglio ad amici quando vogliono farsi un loro pump track o cose del genere. Queste misure riguardano specialmente le gobbe, perché sono la struttura che è più presente nei pump track, è quella più importante perché ci permette di guadagnare velocità, quindi se è fatta bene rende un pump track migliore. Quindi prendete carta e penna e iniziate a scrivere. Quello che consiglio io è di non fare una gobba più alta di 50-60 cm, sennò si rischia di entrare nel problema di cui parlavo prima. E deve essere lunga almeno 3 metri, quindi la fase di salita, la cresta e la fase di discesa, il tutto deve essere circa 3 metri. Poi, se si vogliono costruire due gobbe in sequenza, secondo me la misura che deve esserci tra la fine della discesa e l'inizio della salita della gobba dopo deve essere di circa 1,5 metri. Questa misura però, come ho detto prima, deve essere raccordata nel modo più dolce possibile, in modo da mantenere un po' di flow mentre si passa in bici, e quindi avremo poi una distanza tra le creste delle due gobbe di circa 4,5 metri. Ora, io non penso che 10, anche 15, 20 centimetri facciano così tanto la differenza. Se la gobba vi è venuta a 4,15 metri distante dall'altra gobba, non penso sia un problema. Però l'importante è non fare una gobba alta magari 80 centimetri e il totale lunga 1,5 metri, 2, perché verrà una spina come le prime che avevo costruito io. Oppure non fare una gobba distante dall'altra più di 3 metri, o anzi il contrario, non fare una gobba distante dall'altra 1 metro, perché sennò sono troppo vicine. Quindi iniziate a giocarci un po' con queste misure, fatele più simili che potete. Ricordatevi però una cosa: mentre lo costruite vi sembrerà tutto enorme. Questa è stata la base del mio primo problema, perché mentre lo costruivo mi sembrava tutto grandissimo, le creste dalle gobbe troppo distanti e pensavo fosse impossibile da doppiare, mentre invece poi girandoci abbiamo tirato fuori dei salti che non avevo neanche pensato. Secondo me disegnare e costruire pump track è molto divertente, a parte il mazzo che si fa per spostare la terra, però è molto divertente perché si disegna la pista che si vuole, quasi la pista dei propri sogni. Quindi il mio consiglio è andare su internet e cercare più disegni possibili. Anch'io l'ho fatto all'inizio, cercavo strutture strane, magari inclinate, la gobba in curva inclinata, è una cosa che ho imparato guardando le foto, oppure girando in vari pump track ho guardato quello che mi piaceva di più e ho cercato di replicarlo. Secondo me il pump track è la miglior struttura che si può fare in poco spazio, perché davvero in pochi metri quadrati si ha un campo da bici molto divertente, super allenante. Io all'inizio avevo costruito il pump track proprio per allenamento, non avendo un campo da BMX a disposizione qua vicino. Purtroppo in Italia non abbiamo tanti campi da BMX, al contrario della vicina Francia. Mentre il pump track è una struttura dove si fanno dei movimenti simili al BMX, però in molto meno spazio. Quindi magari anche i comuni potrebbero essere più inclini a costruirne uno. Secondo me ogni città dovrebbe avere un pump track, almeno ogni città grande, perché davvero unisce tantissimi bambini, perché è adatto per tutti i livelli, allena i professionisti, fa divertire chiunque,
è molto sicuro, quindi non vedo perché non costruirne uno ovunque. Ok, il video finisce qua, spero che vi possa essere stato utile. In tanti di voi mi avete chiesto come costruirne uno, come iniziare, e quindi vi ho dato un po' di dati che sicuramente vi aiuteranno. Quindi, se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, questo è il vostro modo per supportare ancora questi video, quindi grazie a tutti e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!